sul bordo della falesia e arriviamo fin su, dove puoi vedere lassù quella grotta, la grotta dei vasi rotti, quella forma di occhio, un po' ogivale. E oltre la grotta, sulla sinistra, si va avanti ancora 50 metri, sempre sul bordo della falesia, e lì inizia la ferrata, la cengia bassa della ferrata. Ha una classificazione, Corrado, questa è stata classificata? Come sì, difficoltà alpinistica? Un po' controversa, perché diciamo, chi viene dalla montagna ha il fattore mare che diciamo, coinvolge dal punto di vista emotivo, però tecnicamente i passaggi non sono difficili. Io l'avevo classificata facile inizialmente, poi invece mi è stato detto che era ben più impegnativa e l'ho elevata di un grado. Adesso ultimamente qualcuno sta dicendomi che addirittura la vorrebbe classificare come diciamo di media difficoltà, cioè ancora un po' più complessa. Secondo me è un po' un eccesso dettato solo dal fatto che chi fa vie ferrate non è abituato ad arrampicare su scogliere sul mare, quindi magari l'elemento emozionale fa sembrare tutto un po' più difficile, ma in realtà non lo è, insomma, poi lo vedremo. Ok, grazie. Le cosce che si ingrossano. Non me le ricordavo così grosse, così strette. Siamo di fronte all'isola di Saporadada con Gianluca Orru. Eccolo qui, che fa finta di mettersi l'imbrago, bene. E il mio amico di montagna secolare, Corrado Conca. Che fa finta di mettersi l'imbrago. Allora, Corrado, siamo arrivati qui all'attacco della ferrata, che hai magicamente, con grande inventiva, armata, sotto con i soldi tuoi. Magicamente, si sono scomparsi. Su YouTube questo non si deve mettere. Cosa ci vuoi di qualcosa per chi vedrà questo video? Il pannello che ti faccio vedere. Ok, Corrado, ci vuoi dire qualcosa di questa ferrata, che è una delle poche che esistono qui in Sardegna? Guarda qua, qua siamo sul versante occidentale di Capocaccia, che è un promontorio che si estende da nord verso sud. All'estremità sud c'è il faro, che è uno dei fari tra l'altro più alti come quota d'Italia, del Mediterraneo, e su questa falesia che è percorsa da tante cenge la via ferrata ne percorre due, una in andata e una in ritorno. Noi adesso siamo all'attacco della cengia bassa, la percorreremo in andata ed è abbastanza facile perché è larga e comoda, non ci sono difficoltà, infatti l'andata si fa in poco più di 20 minuti. Poi iniziano le salite gradinate e il ritorno, che è quello diciamo più impegnativo ma mai estremo, si fa sulla cengia alta, che è più esile, più sottile e quindi protetta dal cavo. Riusciremo in realtà poi 60 metri da qui, quindi l'uscita è molto vicina al punto in cui si entra. E su queste falesie vedremo, poi passeremo a diversi punti, i punti più alti saranno verticalmente 170 metri sul mare. Hai misurato quanto è lunga questa ferrata? La ferrata in tutto andata e ritorno sono circa 700 metri. 700 metri. È stata data una classificazione momentanea in evoluzione di questa grado di difficoltà dichiarata la ferrata? Come grado di difficoltà, scusa? Sì, grado di difficoltà. Guarda, anche qua addirittura io avevo messo una difficoltà escursionistica su questo pannello, però diciamo è una via che viene definita nel grado di difficoltà AD, cioè abbastanza difficile. Ecco, un dettaglio sullo sviluppo, 800 metri, 700 metri di ferrata sono una sola cenga, quindi l'intero percorso andata e ritorno sono circa un chilometro. Perfetto, grazie.